Ad essere sincero, ero un po' allarmato perché non sentivo più parlare. Dicevo, ma è possibile che non parla più? Cosa fa? Non parla più? Anzi, di chi parlo, come vedete nel titolo, di Zigliani, perché mi sembrava strano che stesse zitto, non attaccasse più la Juventus, andasse contro la Juventus, perché l'ultima volta lo fece, non so se, penso l'anno scorso, dicendo che la Juventus non doveva partecipare al mondiale per club, ovvero nel senso se il Napoli non va avanti in Champions, la Juventus si aggiudica il posto rimanente per il mondiale per club. Lui non diceva di no perché l'anno scorso la Juventus è stata penalizzata e quindi i punti fatti in Champions l'anno scorso, anche se pochi, devono essere tolti. E oggi viene fuori con cosa, ragazzi? Zigliani, eccolo qua, clamoroso, ok? La Juventus sarà, lui dice, sarà esclusa dalla prossima Serie A. Aspettiamo un comunicato, come per lui. Lui sa che la Juventus l'anno prossimo non farà parte della Serie A. Perché, ragazzi? Il noto giornalista sportivo Zigliani ha lanciato una provocazione nei confronti della Juventus in un post pubblicato proprio sul profilo social su X, ex Twitter. Zigliani non molla e sta continuando la guerra mediatica contro la Juventus. In un post su X, il giornalista sportivo del Fatto Quotidiano, ha rilasciato alcune dichiarazioni molto pesanti. Lui dice: è ufficiale, la Juventus, che ha reso noto di non essere affatto uscita dal progetto Superlega, non avendo avuto l'autorizzazione a farlo da parte del Real Madrid e Barcellona, con cui aveva costituito la European Super League Company SL, non parteciperà al prossimo campionato di Serie A, dal quale verrà esclusa come da disposizione del presidente federale Gravina. Ok? Lui è convinto, ragazzi, ancora lui, ancora lui è convinto. Nessuno dubita che il numero uno della FIGC tenga fede a quanto annunciato recentemente davanti ai microfoni e telecamere, in proposito a chi aderisce alla Superlega è fuori dalla Serie A. Bravo Gravina, aspettiamo il comunicato federale che ratifichi l'esclusione della Juventus. Lei ha una sola parola, vero? Aggiunto Zigliani. Poi un altro attacco al capo bianconero: negli ultimi 7 anni la Juventus è stata la squadra più catenacciata d'Europa. Che cavolo c'entra sta roba qua? Cosa c'entra sta roba qua? Allegri medaglia d'oro, Mourinho argento, Simone bronzo. Uno studio di Soccerment rivela che i bianconeri sono la squadra che nei 5 top club, top campionati, si è difesa di più e con molta efficacia tenendo gli avversari fuori dall'area. Anche quest'anno è prima in questa speciale deprimente classifica dove non compaiono Real Madrid, City, PSG, Milan e via dicendo. Ok? Quindi lui è ancora convinto che quanto detto da Gravina sia veri. Ovvero, dopo quello che è uscito dal Comitato dell'Unione Europea dicendo che UEFA e FIFA hanno avuto abuso di posizione dominante nei confronti degli altri, ok? Quindi UEFA e FIFA non possono imporre le loro regole, ok? Se no questo si chiama monopolio, si chiama dittatura, si chiama. Gravina fa parte anche dell'UEFA e quindi anche lui, diciamo, è stato attaccato dalla comunità Unione Europea dicendo che loro non possono fare come vogliono, ok? Gravina dice che ha detto che chi farà parte della Superlega non sarà iscritta al campionato di Serie A, ok? Sì, tutti noi ci crediamo, ok? Poi non so, Zigliani, poi anche altri su X, ragazzi, stanno scatenando adesso, stanno scatenando perché la Juventus deve essere fatta fuori, poi parlano gli interisti, detto finalmente abbiamo un calcio pulito, parlano loro che hanno milioni e milioni di debiti e hanno un patrimonio netto negativo di diversi milioni di euro che per altre società sarebbe stato già il fallimento e quindi parlano loro che devono stare zitti. E poi, ma vi sembra una cosa che possa accadere una cosa del genere? Prima cosa, se la Juventus va fuori dalla Serie A, la Serie A nel giro di 6 mesi andrà a picco. La Serie A non venderà più diritti TV, più nessuno li vorrà i diritti TV senza la Juventus, che è la squadra con più
più alto il numero di tifosi in Italia e in Europa. Nonostante noi juventini abbiamo più fatto gli abbonamenti a DAZN, Sky, chi altro, chi che sia, è la squadra ancora più vista da tutte le altre società, le altre squadre, gli altri tifosi, ok? Senza la Juventus in Serie A, la Lega di Serie A, la FIGC finirà a picco e non dovrà dire che è stata fallimentare, e tutte le altre squadre non so cosa faranno. Quindi non si vedranno più diritti TV, merchandising, niente ragazzi. La Juventus è l'unica che regge il baraccone. Guardate questo mercato invernale, col fatto che non c'era più il decreto di crescita, ok? Guardate l'altra squadra cosa hanno fatto. Noi abbiamo preso un giocatore dall'estero, abbiamo potuto farlo, ok? Guardate le altre squadre cosa hanno fatto. Se la Juventus non compra più nelle squadre italiane, ciao ciao addio. Poi, per dire questo qua, commesso ha parlato dicendo che le squadre con il debito non possono andare avanti, ma lui deve stare zitto perché la Juventus a lui l'ha fatta vivere con i soldi che ha preso da Bernardeschi e da Chiesa e da Vlahovic, scusate ragazzi, Chiesa e Vlahovic soprattutto. Quindi deve stare zitto, deve stare. Senza i soldi della Juventus già la Fiorentina non so se era fallita, ok? Quindi parlano. Zigliani ormai ha un odio verso la Juventus che è un qualcosa di veramente orripilante. E io, Zigliani, te lo dico qua, io da Juventino, che la Juventus il prossimo anno farà parte ancora della Serie A, come la Juventus, perché poi parli tu, che sembra tifoso del Napoli. E cosa ha detto il tuo presidente De Laurentiis? Ok, alla Superlega facciamo un accordo, ci mettiamo anche insieme per fare questa bella Superlega, ok? Perché prima lui ha detto no, io non partecipo, è una buffonata, una cretinata. Poi quando ha visto che l'Unione Europea ha dato ragione alla Superlega e torto all'UEFA e FIFA, punto fuori De Laurentiis, ci sto bene, okay, entro anche io e facciamo un bel progetto per portare avanti questa Superlega. Quindi non parlare solo perché dà contro la Juventus, ma poi non racconti gli altri fatti. Oggi è il 26 febbraio, te lo dico qua, 26 febbraio, la Juventus parteciperà al prossimo campionato di Serie A. Ok? Te lo dico qua, ragazzi, state tranquilli, io dico a tutti, la Juventus parteciperà perché se Gravina farà una cosa del genere, sa che sarà la sua fine. La fine della Serie A, della Lega, della FIGC, tutto quanto. E infatti Casini, che è una persona molto intelligente, ha detto prima di parlare, di fare reazioni avventate, dobbiamo metterci a sedere a tavolino e vedere qual è il meglio per il calcio, dando contro a Gravina. E infatti Casini, oltretutto, voleva anche cercare di fare come in Premier League, ovvero dividere quasi tutta la Lega dalla federazione, ok? Non è del tutto scollegata, ma ha diversi poteri senza sottostare alla FIGC. Guarda caso, Gravina si è arrabbiato, per non dire il peggio, si è arrabbiato, ok? Quindi Gravina, tu che sei così papà ciccia con Ceferin, prima cosa dovete dire scusate, abbiamo avuto questa posizione, abuso di posizione dominante, chiediamo scusa a tutti i club, ok? E poi te lo dico qua, anche a te Gravina, so che tu l'anno prossimo la Juventus la farai partecipare. Che è soltanto per il tuo bene, per il tuo bene, per il bene tuo e del calcio italiano. Ok? Quindi ragazzi, state tranquilli, Juventini, state tranquilli, e anche altre squadre, state tranquilli che la Juventus comunque parteciperà anche al prossimo anno. Fino alla fine, forza Juventus, mettete tanti like, commentate, condividete, iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.